precarietà dei passaggi, la precarietà dei passi, la precarietà che sfida il metodo sperimentale, la precarietà che non riconosce l'attrazione del centro della terra, la precarietà di chi è in arrivo, di chi resta, di chi va, la precarietà in attesa dell'addio. La precarietà che ha illuso sul senso delle cose, che non ha mai mentito sul senso della vita. La precarietà che non è che l'ombra pettinata dell'uomo. L'equilibrio è il sogno dei folli e forse dei ribelli. Dice un vecchio medico, la salute è uno stato precario dell'uomo che non promette niente di buono. Il pensiero della precarietà mi accompagna in ogni circostanza. Stamane, imbucando una lettera, mi dicevo che era indirizzata a un mortale. Fare dell'umorismo sulla precarietà della vita umana, al capezzale di un moribondo, non è umorismo. Viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare con mano i limiti della propria comprensione. La precarietà degli schemi e degli strumenti con cui una persona o una cultura presumono di capire o giudicano l'altra. Conoscere la precarietà di ogni gloria umana non spegne nell'ambizioso la sete di primeggiare. Egli vuole il suo posto fra quelli che fanno splendere il crimine del nulla. Quando si è giovani e insicuri, tormentati dal dubbio e in balia dell'incertezza, ci si può consolare pensando che da adulti guadagnate posizioni più stabili e con una maggiore esperienza alle spalle, si raggiungerà un certo grado di serenità e un relativo equilibrio esistenziale. Quando poi in età matura si giunge finalmente alla posizione tanto agognata, il più delle volte accade di diventare soltanto più consapevoli della grande precarietà di tutto ciò che ci circonda, come di noi stessi e del fatto che alla fine non c'è proprio nulla di stabile da raggiungere. Precario. Da prex, preghiera. Ottenuto attraverso la preghiera. È quindi che si esercita con permissione, per tolleranza altrui. Quindi che c'è dato, che non dura sempre, ma quanto vuole colui che concede. E per estensione che ha poca durata, temporale, non stabile, precarietà, forse uno dei concetti più importanti con cui ci troviamo ad avere a che fare nella nostra esistenza. Eppure abbiamo rimandato questo termine decisamente con una connotazione negativa nel campo del lavoro. Se andate a guardare su Wikipedia troverete molto sui precari, sul lavoro precario, sul lavoro a termine. È come se questa parola, se questo termine riguardasse o potesse riguardare soltanto un aspetto della vita umana e non la vita nella sua concezione più ampia, nella sua globalità. La vita ha a che fare con la precarietà e non sarebbe se non fosse precaria. Una condizione esistenziale. E allora mi viene in mente che questa condizione esistenziale, essendo difficile da accettare, come è difficile accettare l'idea che siamo finiti, che siamo mortali, che cambiamo continuamente, che quindi non possiamo mai contare su qualcosa di definito, di stabile. Allora abbiamo inventato l'eternità e abbiamo inventato l'anima, qualcosa che quindi riassume tutto l'intero dei nostri stati d'animo, della vita terrena,
per poi proiettarla in una qualcosa di immutabile, di fisso, che vive poi solo un sentimento, la gioia riflessa della contemplazione di Dio in un al di là. Quindi l'impossibilità di raggiungere uno stato che non sia precario nella terra fa sì che proiettiamo questo bisogno che sentiamo come uomini in un mondo altro, con tante visioni diverse, ma insomma la sostanza è questa, insomma, è questa di darsi un eterno di noi, un eterno anche come modalità di essere, non più un corpo che si trasforma, ma un qualcosa che rimane sempre indefinito, difficilmente immaginabile, ma sempre uguale a se stesso, in un mondo che non finisce. Mentre la realtà con cui ci confrontiamo è precaria. Può essere precaria per tempi molto brevi, per attimi, può essere precaria per tempi più lunghi, anni, ma alla fine è sempre precaria, è sempre un qualcosa che è destinato a finire o a cambiare. E questo cambiamento si può realizzare o nell'individuo, oppure si può realizzare nella specie, con la morte dell'individuo. E quindi con l'avvento di un individuo altro che assume la consegna precedente e la porta avanti, con diverse identità, ma che richiama quello che è stato prima. Ma sempre precarietà. Allora vengono in mente delle immagini della letteratura per dire qual è anche la nostra condizione, perché come potrebbe essere altrimenti? Se non essere precari. Se non fosse così, il mondo sarebbe difficile da concepire. Non so, la prima immagine che mi viene in mente è quella che riguarda una funzione della nostra mente, la memoria, no? I due lati estremi. Il demente, l'Alzheimer, che all'inizio, come tra i primi sintomi, è quello di non ricordare più, no? Perdita della memoria recente e quindi le cose, i ricordi delle azioni fatte, delle cose viste, si dimenticano subito. Niente si fissa. La mente è come una superficie liscia, ovale, in cui tutto scivola via. Non viene assorbito niente, niente rimane. E quindi non rimangono i ricordi. Non si sa, non si ricorda quello che si è appena fatti, ma e quindi non si ricorda dove si è stati, dove si è. E quindi la prima conseguenza è il disorientamento. E poi, nel momento in cui nulla si fissa e tutto si cancella, si perde il contatto con la realtà, con il mondo, e quindi un po' alla volta l'isolamento, il fatto che si vive soltanto di un mondo interno, insomma l'individuo vede soltanto all'interno di se stesso, perdendo sempre di più il contatto con il resto, e quindi un po' alla volta l'allontanamento da tutti, l'isolamento e quindi la demenza. All'opposto, Funès, il memorioso, e ce lo descrive Borghese. Funès il memorioso invece è un giovane che ricorda tutto, niente scivola nella sua mente, che è come una spugna che invece assorbe qualsiasi cosa con cui venga a contatto e quindi ricorda tutto, ma ricorda troppo. Perché ricordando tutto non riesce più a distinguere le cose importanti da quelle che importanti non sono. Tutto assume un valore uguale nella sua mente
E quindi il tempo, rispetto a qualsiasi percezione, che lui spende ad analizzare e a fissare nella memoria tutto, tutti gli elementi con i quali viene a contatto, è un tempo enorme, che richiama tutta la sua vita. Allora anche questo diventa follia, diventa perdita di un possibile contatto, di un possibile con la realtà, perché è troppo densa. L'individuo non ce la fa, ma i due poli sono entrambi patologici, sono incompatibili con la normalità. Una lavagna, perché all'interno di questa lavagna si possa scrivere, deve essere una lavagna che intanto accetta il gesso, quindi fa sì che il gesso lasci la propria traccia, non sia una lavagna troppo liscia, una superficie troppo liscia in cui il gesso non scrive. Non sarebbe più una lavagna e non si potrebbe più scrivere in quella lavagna. Ma nello stesso tempo non può nemmeno essere troppo piena. Questa lavagna va cancellata ogni tanto, in modo che la scrittura di chi scrive per un certo tempo, possa rimanere, possa essere leggibile. E poi, man mano che si scrive su questa lavagna e quindi le scritte diventano confuse, non si riesce più a riconoscere una scritta dall'altra, tutto diventa un conglomerato illeggibile, a quel punto la lavagna deve essere cancellata e deve essere pronta per altra scrittura, che sia leggibile, che sia decifrabile. E quindi una lavagna, per essere una lavagna, deve essere qualcosa in cui il gesso possa lasciare la traccia, ma anche una lavagna che possa essere cancellata quando è stata riempita completamente, qualsiasi altra traccia diventasse a questo punto illeggibile. Due estremi impossibili, ma una via di mezzo. Questa via di mezzo però fa sì che sia necessario che la traccia che si lascia in questa lavagna sia precaria, si possa cancellare, possa sparire a un certo punto, o perché cancellata, o perché man mano che altre tracce si aggiungono diventa comunque illeggibile e sparisce perché non è più riconoscibile, non è più leggibile. E noi ci muoviamo sempre nella vita all'interno di questi due poli, non siamo mai una cosa soltanto. Come dire, non siamo mai una cosa sola, nel senso che non siamo mai soltanto figli, non siamo mai soltanto padri, ma siamo nella vita sia padri che figli, che nonni, quando siamo fortunati. I nostri figli per un certo tempo hanno bisogno di noi, ma poi per un altro tempo hanno bisogno che noi ci distacchiamo dai nostri figli. E quindi non viviamo mai una condizione costante e continua, non possiamo mai continuare ad agire lo stesso ruolo durante tutta la vita. I nostri ruoli cambiano nel corso della vita, sono anch'essi precari. E la musica è la cosa, una delle cose più precarie che ci sono, no? La musica, che è soltanto nel momento in cui viene realizzata, viene suonata, almeno la musica che ascoltiamo, poi c'è anche la musica che possiamo leggere, ma è anche quella soltanto nel momento in cui la leggiamo. Poi è al di fuori di noi, non ci appartiene più, è nella carta, in noi è nel momento in cui la leggiamo. E anche la musica non è mai uno stato, non c'è mai quell'accordo che possiamo sentire all'infinito e godere di quell'accordo che possiamo sentire all'infinito.
È sempre un qualcosa in divenire, è un processo. La sonata, no? Per esempio, è una delle forme che più ci dà l'idea di questo divenire nel tempo, di come anche il tema o i temi si trasformano, si modificano, si ripresentano, ma cambiati nel tempo. E lo stesso procedere della musica è un qualcosa che ha a che fare con il movimento, con il cambiamento, con la precarietà. C'è sempre un andare verso. E più che non le forme stabili, no? Quelle che si articolano sulla tonica, sulla dominante, no? Su pochi accordi. Sono diventate molto più interessanti quelle forme che invece sono fatte di modulazioni, di passaggi, di accordi dissonanti, quindi di tensioni che ci fanno andare verso, no? Di tensioni che preparano poi alla pace quando si ritorna sulla tonica, quando c'è la cadenza. Però a quel punto la musica deve ripartire e quindi bisogna trovare altre strade, altri percorsi, per formare altre tensioni che poi ci facciano venire un desiderio di pace, di riposo per andare ancora oltre. E quindi instabilità, continua ricerca di anche di nuove strade, di nuove tensioni, no? Di nuovi accordi dissonanti, di dissonanze sempre più interessanti, sempre più complesse, che ci facciano intravedere nuove possibilità, ma mai stabili. La dissonanza e l'instabilità per eccellenza, perché crea dentro di noi una tensione verso un qualcos'altro, ma questo qualcos'altro, quando lo si raggiunge, è ancora un qualcosa e diventa un punto di partenza, non più un punto d'arrivo soltanto. Quindi non arriviamo mai. E sempre dentro di noi siamo ambivalenti, siamo una cosa e anche l'altra. E in questo senso il nostro problema è quello sempre di trovare l'equilibrio, quell'equilibrio che ci faccia rimanere su quell'asse di equilibrio, su quella corda tesa, magari a una certa altezza, e che ci faccia fare un passo in avanti su questa corda, perché poi il richiamo della gravità, il richiamo della terra, è sempre molto forte. E la terra, la gravità, è quella che ci fa ricordare che siamo precari, che siamo terreni, che tutto passa, ma ci piace stare sulla corda. I ragazzini che fanno l'asse di equilibrio si misurano i loro passi e misurano quanto riescono a fare in quell'asse, in quel momento in cui si giocano attraverso l'equilibrio la capacità di elevarsi dalla terra. Ma elevarsi vuol dire sempre stare in una situazione ancora precaria, controllare in qualche modo la precarietà, mettersi alla prova e quindi gestire la propria capacità di stare in equilibrio, di trovare la giusta dimensione tra tendenze opposte che comunque ci appartengono, all'interno delle quali ci dobbiamo sempre muovere, non siamo mai solo una cosa nell'altra, come non siamo mai buoni o cattivi, siamo sia cattivi sia buoni, è l'equilibrio, quindi lo dobbiamo trovare all'interno di queste modalità che abbiamo di essere. Non siamo mai completamente né belli né brutti, insomma, no, anche lì dobbiamo giocarci, sempre, dobbiamo stare sempre in equilibrio e la nostra abilità, come quella dei ragazzini che si muovono nell'asse di equilibrio, è quella di trovare la sintesi migliore tra
tra queste componenti. Fare un passo più avanti in quest'asse e cercare di rimanere sollevati da terra, sempre sapendo che la terra però ci sta sotto, che la nostra natura è quella, che la natura è quella di essere sempre ambivalenti, mente e corpo, la mente con determinate esigenze, il corpo con altre esigenze, ma che noi dobbiamo poi alla fine trovare una sintesi all'interno di queste esigenze. E la sintesi che sappiamo trovare, quella che poi alla fine ci distingue, è sempre nella consapevolezza appunto di questa precarietà, di sapere che è un gioco sempre continuo, che non arriva mai a una meta, a una stabilità, a una situazione di riposo. Il riposo è la morte, il congelamento del movimento. E la vita ci distingue perché poi è anche movimento, no? Se pensiamo che alla fine tutto il nostro sistema nervoso si gioca nel controllare il movimento, la sintesi di tutto quello che noi, di tutto quello che passa all'interno del sistema nervoso dell'uomo, ma anche degli animali, alla fine si traduce in movimento. E anche la parola, poi, è il frutto del movimento di molti muscoli che controllano la laringe, la gola, la lingua. Senza movimento non avremo neanche la parola. Tutta la fatica di questo sistema complesso che è il sistema nervoso poi si traduce in movimento. Movimento che poi necessita anche lui di un equilibrio. Movimento che poi necessita di essere comunque regolato da un sistema apposito anche nel sistema nervoso. E quindi equilibrio anche qui, anche nel nostro corpo. Per stare in equilibrio su quell'asse di equilibrio, c'è bisogno che il nostro sistema nervoso sia e i movimenti che ne derivano siano mantenuti in equilibrio, siano coordinati, risentano dell'ambiente in cui si muovono e vengono continuamente aggiustati a secondo della posizione, delle tensioni muscolari. Quindi precarietà ed equilibrio. Non ci si scappa.